Le cattive notizie non sono finite, Sly. A quanto pare alcuni pezzi dell'unità temporale si sono rotti nell'atterraggio. Devi trovare i componenti mancanti al più presto. Per fortuna il processore avanzato di gestione della traiettoria funziona ancora e sono riuscito a calcolare la loro probabile posizione. Purtroppo pare che siano precipitati in un'area pericolosa. L'ingranaggio temporale è caduto vicino a dei nidi di pterodattilo e temo che uno di quei pinguini preistorici abbia messo le zampe sull'incaglobatore di gravità. Oh, a prima vista sembrano carini, ma quei nanerottoli sono delle carogne. Non sarà facile, Sly. Fai delle foto dei punti esatti in cui si trovano e le analizzerò per stendere un piano. Ma stai attento! Non credo che siamo stati i primi ad arrivare alla festa. Vedi quella struttura sulla montagna? Sembra una specie di nastro trasportatore. Di certo non è una tecnologia da era glaciale. Fai anche una foto di quel macchinario. Sento puzza di ratto o addirittura peggio. Bentley, hai avuto notizie da Carmelita? Mi dispiace, Sly. Forse ha solo bisogno di sbollire la rabbia. Se ti può consolare, anch'io sono in pensiero per Penelope. Lo so, amico. La ritroveremo. Molto bene, Sly. Serviva una certa bravura per fotografare quello pterodattilo. Ok, meglio tornare quando avrò un'aria meno appetitosa. Perfetto, Sly! Troverò un modo per togliere l'incaglobatore da quell'ignobile becco. Non so, Bentley. Questi animaletti non mi sembrano così malvagi.
Ok, il nastro trasportatore non appartiene a quest'epoca. La domanda è, a che cosa serve? Sly, ho intercettato qualcosa. Cerca un edificio che somiglia a un'arena e diamo un'occhiata da vicino. Attraverso la termovisione rilevo un sacco di attività laggiù. Ok, amico. Un, due, tre, ho un capolavoro per te! Sly, cerca di fotografare quel tipo, così magari riusciamo a identificarlo. Ok, quel tizio non può aver trovato quei gioielli qui. Sì, hai proprio ragione, Sly. Questo di certo non è il suo posto. Bisogna fare accertamenti in tutta la zona. Iniziamo col capire con chi abbiamo a che fare. Bravo, Sly. Ora torna al covo.